Oggi qua a Catania, dopo Palermo, presentiamo la nuova flotta dei treni Blues. Sono dei treni ibridi, cioè ad alimentazione elettrica e diesel, che serviranno per migliorare il servizio ferroviario. Lo abbiamo fatto con un imponente impegno finanziario che il governo Musumeci ha messo in campo, ben 180 milioni di euro per acquistare 22 treni, appunto, elettrici e diesel. E lo facciamo dopo aver acquistato altri 25 treni POP, che sono treni elettrici già in esercizio nelle nostre tratte ferroviarie. Questi nuovi treni invece saranno utilizzati nelle tratte più disagiate. Mi riferisco alla Caltagirone-Catania, mi riferisco alla Catania-Siracusa e perché no alla Canicattini-Gela-Caltanissetta e così via. Lo facciamo perché riteniamo che dobbiamo migliorare il nostro servizio ferroviario e lo possiamo migliorare dando un materiale rotabile, cioè un treno efficiente, efficace, confortevole, che abbia tutti gli standard per essere gradito dai propri passeggeri.